Sì, allora niente, noi praticamente siamo in una situazione, come ormai sa un po' l'opinione pubblica, che è da oltre 6 mesi che non percepiamo lo stipendio. Questa è una situazione che sinceramente non è più sostenibile perché sfido chiunque stare 6 mesi senza stipendio, diventa una cosa drammatica per chi vive solo ed esclusivamente di stipendio. Noi questi ultimi anni abbiamo cercato insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali di portare avanti un determinato lavoro, cercando di arrivare a un piano industriale da parte della società per capire un attimino, perché secondo noi questo aeroporto ha le potenzialità per poter camminare con i propri piedi senza andare ogni anno a chiedere il sostegno degli enti soci, che come ben sapete in percentuali diverse sono formate da provincia di Reggio Calabria, che c'è il 66% di quote, e poi dalla Regione Calabria, provincia regionale di Messina, comune di Reggio Calabria, una piccola quota che è della Camera di Commercio. Però nonostante i nostri sforzi come sindacato, nonostante abbiamo accettato un attimino la proposta dell'azienda, che come ben sapete abbiamo sostenuto 2 anni di cassa integrazione, nonostante questo sforzo fatto da noi lavoratori, purtroppo non se ne è venuti fuori da questa situazione debitoria che c'è la società di gestione. E quindi noi sappiamo che negli ultimi tempi lo sforzo della provincia di Reggio Calabria, devo dire, il presidente Raffa si è impegnato sempre in prima persona, dando la propria disponibilità, sia lui che tutto il consiglio, sia maggioranza che opposizione. Non per ultimo c'è stato l'ultimo versamento fatto dalla provincia, che era di circa 1,9 milioni, ed è stato erogato l'ultima tranche circa 15 giorni fa. Il presidente Raffa ci aveva garantito che questi soldi dovevano essere utilizzati per il pagamento degli stipendi dei dipendenti. Fino a stamattina noi non avevamo notizie di questi pagamenti, abbiamo chiesto più volte alla società come mai ancora non c'è stata la possibilità di pagare gli stipendi. Sosteneva la società che per loro questi fondi erano destinati ad altri pagamenti, quindi non ci poteva pagare gli stipendi. Dopo tante insistenze abbiamo inteso con i colleghi a incominciare un'azione di lotta, perché sono stati diversi mesi senza creare disservizi, abbiamo lavorato tutti tranquillamente al nostro posto di lavoro senza creare disagi, diciamo, all'utenza, perché l'utenza non deve pagare le colpe altrui. Quindi abbiamo aspettato fino a oggi. Stamattina poi è arrivata la Digos, voleva sapere notizie su questa situazione che si era creata qui all'interno dell'aeroporto. È intervenuta pure la Digos per chiarire, capire se questo mandato che aveva fatto la provincia era o meno destinato al pagamento degli stipendi. Interviene direttamente il presidente Raffa, dicendo che effettivamente questi soldi dovevano essere destinati al pagamento degli stipendi. Vari, diciamo, interventi, qualche ora fa ci è giunta notizia del pagamento di una sola mensilità rispetto alle 6 arretrate. Quindi praticamente qualcosa si è mosso, però ancora troppo poco per riportare tutto alla normalità. Ma sicuramente questo è una boccata d'ossigeno che sicuramente non risolve i problemi né del personale, né dell'azienda, né dell'aeroporto. Questo secondo noi è un aeroporto che ha delle grosse potenzialità, e quindi è veramente assurdo che navighi sempre in brutte acque con queste difficoltà economiche. Qui abbiamo detto che ci vuole un intervento politico consistente per capire un attimino se questo decollo di questo aeroporto ci può essere o meno. Secondo noi sì, perché bisogna recuperare in ogni caso l'utenza messinese. L'utenza messinese che vuole venire su Reggio Calabria, ma attualmente non ci viene semplicemente perché non ci sono dei collegamenti tali che li porta a Reggio Calabria. Noi abbiamo chiesto un collegamento con Messina, con la possibilità di poter prendere i passeggeri messinesi direttamente col pullman a Messina e portarli in aeroporto, cosa che succedeva già negli anni passati. La mattina arrivavano 2 pullman, all'epoca c'era la ditta Cavalieri e subito dopo Federico
arrivavano i pullman da Messina pieni. Ultimamente si è abbassata di tanto la percentuale di messinesi perché non c'è un collegamento decente con l'aeroporto di Reggio Calabria. Insomma, ormai è troppo difficile per l'utente messinese raggiungere l'aeroporto, da quando poi oltretutto non funziona neanche lo scalo dell'aliscafo. Ma sicuramente sì, però mi creda, ci vuole poco, non ci vogliono grossi investimenti per far sì che l'utente messinese, come lui vuole, possa tornare a Reggio Calabria. Basta come si faceva 20 anni fa, non riesco a capire come 20 anni fa c'erano le condizioni, si riusciva a fare, oggi con i nuovi sistemi non si riesce a portare un pullman a Messina facendolo partire come facevano allora da Piazza Cavallotti, perché il passeggero, come tutti ben sappiamo, ha necessità un attimo di un servizio completo, deve mettere il bagaglio sul pullman a Messina e arrivare in aeroporto direttamente, prende il bagaglio e si fa il check-in, non deve avere difficoltà diverse. Quindi se noi riusciamo a farsi a fare questo collegamento con il pullman direttamente a Messina, sicuramente noi riusciremo a recuperare una grossa fetta di passeggeri messinesi. E per quanto riguarda gli stipendi rimanenti, sono state date delle garanzie? Si aspetta, c'è una data? Purtroppo no, assolutamente no, non abbiamo altre garanzie. Oggi ci hanno fatto questa grossa cortesia, dice l'amministrazione, a pagarci questo stipendio, però noi gli abbiamo detto che sicuramente, nonostante una boccata d'ossigeno, sicuramente questo non può bastare a recuperare, diciamo, gli altri 5 mensilità, perché le famiglie, sfido chiunque a stare 6 mesi senza stipendio, è una cosa veramente difficile da recuperare. Ecco, mi auguro che intervenga la politica, visto che oggi pare che ci sia la disponibilità da parte della Regione Calabria e sia anche da parte del Comune ad intervenire sull'aeroporto di Reggio Calabria, quindi sulla società di gestione, e mi auguro che con l'intervento sia della Regione che del Comune di Reggio Calabria si possa arrivare veramente a risanare e a rilanciare le sorti di questo aeroporto. E in merito alle dimissioni del Presidente Porcino? Ma io l'ho saputo qualche minuto fa, da Strille dicevano che ci sono le dimissioni del Presidente Porcino. Dimissioni che sono state chieste più volte anche da parte delle organizzazioni sindacali, perché parliamoci chiaro, non sa benissimo, cioè anche nello sport quando succede che una squadra non va, la prima cosa che si cambia è l'allenatore. In questo caso purtroppo la società non sta andando bene, probabilmente ci sono pure le colpe di chi ha gestito fino ad oggi. Logistico, sicuramente la posizione dei nostri uffici rende l'auto noleggi, rende tutto più difficile sia per i clienti che per noi che viviamo in spazi molto ristretti, con un onere secondo noi abbastanza alto. Dal punto di vista dei parcheggi, l'accesso dei clienti, io ribadisco i clienti perché è il nostro lavoro per sentire meglio la nostra clientela. Anche qui, diciamo, c'è qualche pecca, non si può arrivare con dei bagagli, neanche con bagaglio a mano, perché l'accesso è privo di telecamere, perché l'accesso è privo di una sbarra che si apre in automatico, ma bensì dobbiamo usare noi delle tessere che ci sono state date in virtù di un acquisto di parcheggi. Per quanto riguarda il discorso ufficio, ripeto, spazi molto ridotti laddove abbiamo sicuramente un'impossibilità di ricevere il cliente all'interno dell'ufficio stesso, e qualche volta, se non spesso, si lamentano per via della privacy, che sicuramente conta molto, e loro vorrebbero accedere agli uffici, ma è impossibilità. Per quanto riguarda l'afflusso di turisti oppure di utenti nell'aeroporto, negli ultimi anni ha visto una crescita, cioè il trend degli ultimi mesi più che altro, come l'ha visto? Gli ultimi mesi sicuramente sono quelli che hanno praticamente portato a quello che vediamo qui alle mie spalle, per quanto riguarda i dipendenti Sovas, ovviamente non arrivando aerei,
tutto diventa più difficile anche per noi, perché ovviamente l'utenza preferisce altri aeroporti, laddove si va a pagare sicuramente molto, molto più.